Gentili telespettatori, vi presento il signor Fungo, non alto, ma bello e con l'ombrello. Al digradare della montagna giungiamo in piazza Mangeruca, a Gambarie, dove si è svolta la sagra dei funghi. Grazie alla lezione dell'esperto micologo scopriamo i pregi del re della montagna. Allora, in compagnia del micologo Vincenzo Visalli, che cosa ci raccontano i funghi della montagna spromontana? Beh, il mondo dei funghi è molto particolare, è uno dei guai che io dico che esistono per questo mondo, è la poca conoscenza che le persone normali hanno. Pensando ai funghi penso solo a mangiarli, e quindi l'unico pensiero è quello di sapere se sono commestibili o velenosi, ma non è questa la grande importanza di questo mondo fungino. Come dicevo prima dei signori, la loro importanza è tale che fanno parte di quei cinque esseri viventi di questo nostro mondo, senza i quali non ci sarebbe vita sul nostro pianeta, e non perché li mangiamo, ma per altri motivi. Se vuoi saperli, innanzitutto la loro nutrizione, perché come tutti gli altri esseri viventi devono nutrirsi. Noi il regno animale ci nutriamo attraverso un modo eterotrofo, perché ingeriamo alimenti, vengono metabolizzati e ci nutriamo. Il regno vegetale si nutre attraverso la fotosintesi clorofilliana, che purtroppo i funghi non possono, le piante fungine, perché quelle che vediamo qui sono i frutti di una pianta ipogea, quindi nasce e si vive sottoterra, questi non possono né mangiare, perché non hanno l'apparato boccale né quello digerente, né possono evidentemente fare la fotosintesi clorofilliana, perché gli mancano quelli cloroplasti, che sono le cellule deputate a fare la fotosintesi clorofilliana. E allora devono trovare tre sistemi differenti di nutrizione. Pensare che molti anni fa, una ventina di anni fa, uscì su tutti i giornali una notizia dove degli studiosi americani nello stato dell'Oregon avevano scoperto una pianta fungina, una sola pianta, che si era estesa per circa 900 ettari di terreno, stabilendo che era l'essere vivente più grande al mondo. Quindi se abbiamo fra i funghi la pianta fungina l'essere vivente più grande al mondo, già capiamo questa grande importanza. E questo grande estendersi della pianta fungina nel terreno permette di captare nel terreno, nelle acque che si incontrano, di captare tutte quelle sostanze che poi vengono cedute all'albero, e così è come se fosse concimato continuamente, per cui nasce rigoglioso, e questo poi incide in un secondo aspetto, che è quello della nostra respirazione. Noi respiriamo ossigeno, e ben sappiamo che l'ossigeno viene immesso nell'aria attraverso la fotosintesi clorofilliana, e quindi se ci sono delle piante molto rigogliose, perché sono in simbiosi con una pianta fungina, evidentemente ci daranno più ossigeno, e questa è già una seconda grande importanza di questo mondo fungino, che viene sconosciuto purtroppo. L'altro aspetto nutrizionale è quello del saprofilismo, cioè si nutrono di roba morta, di sostanze organiche morte, e questo non fa altro che eliminare dai nostri boschi, dai nostri terreni, da tutto quello che c'è, tutti gli elementi morti che si trovano: tronchi morti, foglie morte, rami morti, carcasse di animali morti, perché nessuno andrebbe a eliminarli, ma ci sono i batteri e poi i funghi che degradano, si nutrono di queste sostanze morte, degradandole, quindi facendole diventare polvere, come si suol dire, eliminandole da quello che è il nostro terreno. E quindi già questo è un altro grande, però non solo questo, perché quelle sostanze di cui si sono nutrite ritornano nell'ambiente biologico, perché formano quel famoso humus, che è quello strato di terreno superficiale che la vita dà la vita a tutti gli altri esseri, sia animali che vegetali.